Ecco, allora possiamo iniziare. Signore e signori, buonasera e benvenuti a queste prove finali del 35° concorso internazionale di violino premio Rodolfo Lipitzer. Come sapete si esibiranno questa sera i 6 concorrenti, questa sera 3, domani sera gli altri 3, che hanno vinto le prove semifinali. I primi 3 concorrenti, che adesso vi dirò, si cimenteranno accompagnati dall'Orchestra Sinfonica di Udmurtia, Russia, diretta dal maestro Vigil Balan, che come al solito riesce a fare miracoli, perché sappiamo tutti che con poche prove mette i vari candidati in condizioni di eseguire la prova finale. Quindi vogliamo fare un applauso e un ringraziamento al maestro, che ormai... superato le semifinali sono 6 e sono i seguenti: Chen Lorenz di Taiwan, Subrovka Olga, Repubblica Ceca, Ardukanyan David, Russia, Nakamura Daichi, Giappone, Dong Jensu di Australia e Ishibashi, Giappone. E in questa serata si esibiranno i primi 3 candidati che eseguiranno un concerto sinfonico dell'Ottocento e un concerto moderno, a seconda di come poi hanno scelto uno o l'altro. La stessa cosa verrà domani, che ci saranno gli altri 3 candidati con lo stesso criterio di programma. Poi domenica sera invece ci sarà la serata di gala con il concerto dei laureati alle ore 20, preceduto dalla cerimonia di premiazione che si terrà alle ore 19. E con questi 2 appuntamenti si concluderà il 35° concorso del premio Rodolfo Lipitzer. Come di consuetudine, in quell'occasione si esibiranno tutti e 6 i finalisti con un tempo di un concerto classico moderno, mentre il vincitore eseguirà l'intero concerto a scelta tra quelli che hanno il programma. E prima di passare al candidato numero 1, io porto a nome del direttivo dell'Associazione Rodolfo Lipitzer un caloroso saluto e ringraziamento alla giuria che si è sottoposta sempre a queste prove così faticose, giuria che è composta dal presidente e compositore Roberto Molinelli e dagli illustri violinisti Elfried Pfister, Austria, Amiram Ganz, Uruguay, Santa Hofmeier, Sudafrica, Fulvio Jarko Travic, Italia e Magdalena Szepanowska, Polonia e Suli Tsue, Cina. E ora vi presento il primo candidato di questa serata, Chen Lorenz, nato in Germania, Friburgo, di nazionalità taiwanese e cittadinanza tedesca, che eseguirà di Béla Bartók il concerto numero 2, terzo movimento, e di Tchaikovsky il concerto in re maggiore, opera 35. Buon ascolto.
Thank you.
Thank you.